È stato un compito arduo quello che ha dovuto affrontare la commissione del concorso La scuola va in montagna, promosso dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese in collaborazione con la Fondazione Bombardieri del CAI e il Parco dello Stelvio, per la qualità degli elaborati presentati dai 200 studenti delle classi terze di 8 istituti scolastici della provincia. A partecipare i ragazzi degli istituti Saraceno Rome Gialli di Morbegno, del Liceo Piazzi Perpenti di Sondrio, del Balilla Pinchetti di Tirano, del Liceo Nervi Ferrari di Morbegno, del Besta Fossati di Sondrio e del liceo Donegani del capoluogo, che stamane con disinvoltura ed entusiasmo hanno presentato i lavori in concorso. A vincere due classi, la terza B del liceo scientifico Donegani con l'elaborato La Carga, Storie di uomini e luoghi, e la terza A del Saraceno Rome Gialli di Morbegno con CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio. Abbiamo parlato del contrabbando in Valtellina, che è stato un fenomeno storico e sociale, e anche economico, che ha caratterizzato la valle per tutto il XX secolo. Abbiamo analizzato in particolar modo la zona di Baruffini, che si trova sopra Tirano, parlando appunto del sentiero del contrabbando, che veniva impiegato dai contrabbandieri per importare ed esportare le merci dalla Svizzera. Abbiamo capito più che altro l'esperienza che facevano i contrabbandieri quando dovevano percorrere questi impervi sentieri per appunto portare i soldi a casa. E erano, assicuriamo che fossero molto faticosi, difficili, soprattutto fatti di notte, era una cosa molto complicata e si rischiava la vita. Nel nostro progetto abbiamo proposto la costiera dei Cech, che si trova di fronte a Morbegno. E abbiamo proposto la ristrutturazione di un rustico in montagna con una nuova baita su in cima alla costiera dei Cech, con una vista proprio di fronte a Morbegno. E in seguito abbiamo proposto anche tutta una relazione sul territorio, la fauna presente in tutto il terreno. Vi aspettavate questo riconoscimento? Sinceramente all'inizio ci eravamo impegnati tantissimo, quindi pensavamo di essere ricompensati, però sentendo anche le presentazioni degli altri non ci aspettavamo di uscire fra i due finalisti. In palio per i vincitori un'esperienza di 4 giorni al rifugio Alpino Forni in Alta Valtellina, accompagnati da insegnanti ed esperti. Avranno la possibilità di stare 4 giorni al rifugio Forni, che è, come dire, un centro importante perché da lì è possibile fare sia delle lezioni ovviamente teoriche in aula, sia delle lezioni sul campo. Tramite delle uscite avranno la possibilità di toccare tutti gli aspetti, da quello naturalistico, paesaggistico, faunistico, ambientale e anche storico e culturale, vista la zona di interesse. Un concorso capace di avvicinare ancora di più i giovani alla bellezza dell'ambiente naturale che ci circonda. Un'esperienza vissuta con entusiasmo da tutti i partecipanti che hanno messo a frutto la propria creatività raccontandoci il territorio attraverso i loro occhi e le loro emozioni. Abbiamo pensato, visto che il progetto La scuola va in montagna, che proponiamo insieme alla Fondazione Bombardieri dal 2011, portava ogni anno un paio di classi in Alta Valtellina, abbiamo pensato di coinvolgere maggiormente un numero più elevato di giovani proprio con questo concorso e i risultati sono veramente eccezionali. Ovviamente il premio porta due sole classi in questo autunno al rifugio Forni, ma sicuramente ha consentito a parecchi giovani di avvicinarsi ai temi della montagna, alla conoscenza del proprio territorio e alla valorizzazione, e gli elaborati che hanno presentato, tutti di ottimo livello, lo dimostrano. Le scuole riescono a produrre degli elaborati veramente, veramente interessanti, anche dal punto di vista artistico, ma anche di contenuto molto belli, molto profondi. Abbiamo avuto soprattutto dei video. Questa forma espressiva utilizzata è molto interessante perché ci ha consentito di vedere proprio i ragazzi sul campo, di vedere il loro impegno, ma anche il loro proprio approccio con la montagna e anche poi il fatto che si siano divertiti nel realizzare questi elaborati. Trasformando l'iniziativa in concorso, siete riusciti a coinvolgere un maggior numero di ragazzi. Certo, perché ogni anno, anche per questioni logistiche di capienza del rifugio, consentivamo a due classi dell'Istituto Superiore della Provincia di Sondrio di poter effettuare questa esperienza. Invece in questo modo 252 ragazzi più i loro insegnanti, quindi altre 30 persone circa, hanno potuto lavorare e affrontare queste tematiche facendosele anche proprie. Innanzitutto, cosa ha provato nel momento in cui ha visto questi elaborati, queste produzioni fatte dai ragazzi? Ma devo dire che sono rimasto veramente emozionato e a volte addirittura commosso. Non mi sarei davvero aspettato di vedere dei prodotti così belli, dei lavori così belli.
mi hanno affascinato tutto, in particolare mi ha colpito molto quello del liceo artistico, per quella storia raccontata attraverso l'ibis, questo animaletto che poi nasce da una storia vera, lui che era morto, ucciso in Val Camonica, e quindi ha ricordato un po' anche questo altro fattore negativo dell'uomo. Attraverso questo è riuscito a lanciare messaggi all'uomo perché cambi un po' la sua condotta e si interessi di più dei problemi ambientali e anche del superamento dei confini, altro messaggio forte. Direi che è un successo, siamo assolutamente contenti rispetto a quello che è un punto debole del parco, la non conoscenza da parte del territorio delle valenze ambientali, faunistiche e turistiche che abbiamo. Questo sicuramente ci riempie di gioia, vedendo anche l'attenzione e la qualità dei lavori che hanno svolto. A suggellare l'evento la presenza del presidente del CAI Valtellinese di Sondrio, Marusca Piatta. Questa rappresenta un'opportunità proprio per far conoscere ai nostri giovani la montagna, perché ci rendiamo conto che, pur vivendo in un ambiente alpino, purtroppo molti giovani non vanno in montagna. Quindi il CAI, tramite la sua fondazione e in collaborazione con la Fondazione Credito Valtellinese, ha voluto dare a questi giovani, a questi futuri uomini e donne, la possibilità di approcciarsi alla montagna, magari vedendola come un gioco, come un divertimento, in modo che appunto possano coltivare in loro questa passione.